Ringrazio moltissimo questo intervento che mi ha preceduto perché mi dà molta più forza e molto più coraggio. Non ho 17 anni, ne ho 37 e noi parliamo molto a voi e per voi. E parlare con voi è ancora meglio. Io sono Giordana Curati, sono segretaria nazionale di Arci Lesbica e la mia storia è una storia tra tante, una piccola storia tra tante storie, tutte diverse. Le donne lesbiche sono tutte diverse, come sono tutte diverse le donne, però ci sono delle cose che ci accomunano tutti noi, tutte noi. E le donne lesbiche sono sicuramente accomunate da qualcosa, in questo paese in particolare. Il non trovarsi, il non vedersi, il non riconoscersi in nessuna rappresentazione, perché non ci sono rappresentazioni, perché noi non siamo previste. Le donne chiamano le donne, non sono previste in questo paese, non sono previste e non sono previste nessuna rappresentazione, nessuna narrazione, nessuna simbologia, oltre che nessun diritto, che possa legittimare la nostra esistenza, che possa legittimare la nostra anima e la nostra presenza. E questa cosa è una cosa che indebolisce tantissimo, ci indebolisce, perché noi siamo tante e rese deboli. Siamo rese deboli da bambine. Io potrei raccontare tantissimi aneddoti che hanno caratterizzato la mia forsennata ricerca di identità, prima di tutto dell'identità, perché prima di tutto è l'identità ad essere limitata, perché non c'era identità. Io ero adolescente, ero piccolina negli anni 80 ed ero adolescente negli anni 90 ed era faticoso trovare qualcosa che mi assomigliasse, perché tutto quello che io ero, che dovevo essere, non mi assomigliava, e tutto quello che io volevo essere era incarnato da figure maschili, da personaggi maschili. Ma io parlo di forza, parlo di autonomia, parlo di indipendenza, parlo di coraggio, parlo di avere degli ideali. Non erano mai le rappresentazioni femminili che possedevano queste caratteristiche, non lo erano mai, erano sempre le rappresentazioni maschili, e dunque noi crescevamo come maschi sbagliati. Sei un maschiaccio, quante volte ce lo siamo sentite dire? Non siamo maschiacci, non abbiamo mai voluto essere maschi, non vogliamo essere maschi. Siamo donne, donne che vogliono uscire dalla gabbia degli stereotipi. E nell'adolescenza capisci una cosa ancora più drammatica, perché nell'adolescenza il tuo essere donna, vera donna, si concretizza nella relazione col maschio. Tu sei, se piaci, al maschio. Che vuoi fare, la zitella? Da piccola sei un maschietto, un maschiaccio. Da grande, che vuoi finire come una zitella? La zitella, acida, sola, infelice, sfigata, lesbica, lesbica. Tutto quello che noi siamo sono parolacce. Tutto quello che noi siamo sono parole brutte, degradanti socialmente. E questo rende profondamente deboli tantissime donne che invece oggi hanno bisogno di forza, e la forza è da trovare nella rappresentazione. Perché sapete dove l'ho trovata la mia forza, il mio coraggio? L'ho trovata nella piazza, nelle piazze, insieme ad altre donne, insieme ad altri gruppi che ci assomigliavamo, e dunque lì trovavamo la forza di essere, di esistere e di portare avanti i nostri amori, perché siamo donne che amano altre donne, donne che sono innamorate. E questa relazione è una relazione che deve essere difesa, ma non soltanto da noi lo facciamo, continuiamo a farlo. Ci sono tante belle associazioni, vedo la meravigliosissima bandiera di Agedo, che ringrazio e saluto, che sono le associazioni dei genitori di omosessuali. Le famiglie sono la prima grande forza che è importante avere alle spalle, però c'è bisogno che noi produciamo nuovi simboli, c'è bisogno che noi produciamo nuove rappresentazioni, perché nessuna donna libera che vuole essere come desidera essere deve più sentirsi dire: ah, però sei un po' maschio. No, mai più, siamo donne. Grazie.